anch'io ringrazio per il lavoro che è stato fatto, che è un lavoro importante. Noi abbiamo scelto Napoli, e, oltre che essere un luogo emblematico di una fase delicata del paese, la crisi colpisce tutto il paese, qui lo colpisce in modo particolare, io credo che si è confermata una scelta importante, quella di fare una riunione dei 30, la prima riunione. Già il farla è una scelta. La seconda cosa è che abbiamo realizzato un'iniziativa e, come è emerso ieri dalle discussioni che credo siano state di grande rilevanza e di grande novità, le tematiche su formazione, su buona occupazione, quella parte dedicata a questa discussione, è potenzialmente entrata nell'interno del sistema bilaterale come uno dei punti centrali su cui lavorare nei prossimi anni, la questione della formazione, la questione dell'occupazione. Quindi quello che noi stiamo facendo sta dentro la discussione che abbiamo fatto ieri, ha una centralità nella discussione di ieri. Si è iniziato un processo non facile, ma obbligato da condizioni economiche, obbligati da scelte che sono ormai inderogabili, quello di mettere mano a un sistema che ha fatto tante cose positive e che oggi ha bisogno di essere riassettato, di essere migliorato per rispondere meglio alle esigenze che abbiamo, alle scelte che noi abbiamo operato. Quindi mettere mano a un sistema, a un settore, e questa è la formazione, la sicurezza, credo che rappresentino l'aspetto più delicato, più importante, più incisivo, quello di cui c'è bisogno, su cui lavorare velocemente. Quindi sviluppare l'iniziativa e l'attività. Questi due enti sono due enti molto esposti nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Il rapporto Formed, in cui illustrerò una parte sinteticamente, nel possibile, i telefoni sono quando non devono telefonare, lo spengo ovviamente, l'ho dimenticato, scusate. Dicevo che il rapporto Formed che illustrerò dà il senso compiuto di un lavoro fatto e di ulteriori e obbligati processi che dobbiamo costruire e concretizzare. Alcune cose che stanno dentro sono le cose che quest'anno e i prossimi anni noi dovremo fare. Credo che l'analisi molto precisa, molto attenta, che abbiamo scelto nella collaborazione col CRESME, una scelta ormai questa, ma è una scelta che io credo andrà consolidata, perché oggi parliamo di un pezzo, parliamo di una situazione, parliamo anche di una crisi se volete, però credo che abbiamo tante cose con cui lavorare col CRESME per fare analisi più approfondite che servono al sistema per migliorare le cose che fa. Allora, vedete, il rapporto Formedil è un adempimento contrattuale, uno strumento per monitorare annualmente le attività svolte dal sistema delle scuole edili che fa capo a Formedil. Il rapporto 2012 è stato realizzato dagli uffici del Formedil, avvalendosi, come dicevo prima, della collaborazione del CRESME e del concorso delle scuole edili. Altro elemento che vogliamo sottolineare, ci deve essere un rapporto tra il centro Formedil e le scuole edili, un rapporto costruttivo, di dialettica, di costruzione e di lavoro insieme. Per la prima volta gli enti rilevati superano il numero di 100 attestandosi a 102, avendo il consiglio di amministrazione di Formedil, poi dirò qualcosa sul consiglio di amministrazione, provveduto ad ammettere nella rete di sistema alcuni enti di emanazione contrattuale artigiana, altra questione delicata di questo mondo delle costruzioni su cui noi dobbiamo riflettere e che un sistema bilaterale che fa questi servizi ha bisogno di riflettere. I dati generali 2011 indicano per il sistema delle scuole edili 11.845 corsi, quasi 400.000 ore di formazione che hanno coinvolto 142.000 allievi, sono numeri importanti, non sono cose minime. Un dato rilevante che dimostra la capacità e la potenzialità del sistema bilaterale di settore. Nel vivo della crisi nel triennio 2009-2012, crisi non terminata che incide ancora fortemente, le scuole edili Formedil hanno erogato attraverso 32.813 corsi, quasi 1,2 milioni di ore di formazione. Guardate che è una cosa veramente grandiosa, non ci sono strutture.
culture così nel mondo del lavoro, così importanti, così impegnate, coinvolgendo 385.000 lavoratori, un numero enorme pari al 30% circa dei lavoratori regolari dipendenti del settore. Abbiamo fatto bene a sottolineare il concetto regolare, perché è uno dei temi che abbiamo discusso anche ieri nella riunione generale, che dimostra la forza di impatto della bilateralità sul mercato del lavoro di settore. Se si scende all'interno di questo macro dato, si evidenzia che nei tre anni 2009-2011 hanno passato almeno una giornata in una scuola edile ben 84.000 lavoratori stranieri, altro tema delicatissimo su cui la formazione deve riflettere, come migliorare, come ottimizzare, come rispondere alle esigenze nuove, ma c'è un pezzo poi di proposta che faremo anche su questo. Eppure in un settore che tradizionalmente vede rappresentata in modo ridotta la presenza femminile, le allieve che hanno frequentato un corso presso una delle nostre scuole edili sono state nel triennio oltre 26.000. E guardate che in un mondo profondamente maschilista questo è un dato importantissimo, eh? Vuol dire che c'è anche un processo evolutivo in un mondo tradizionalmente fatto da uomini e su una tipologia di lavoro particolare. Bene. Emerge un sistema unico nel mondo del lavoro per dimensioni, per qualità, per esigenze, con una struttura solida, una quantità di soggetti interessati, i lavoratori a cui dobbiamo fornire risposte, e imprese ancora con grandi possibilità di intervento. Dobbiamo continuare, è ancora insufficiente quello che stiamo facendo, perché noi non riusciamo a rappresentare, interessare tutte le imprese e tutti i lavoratori, quindi abbiamo ancora un terreno di crescita, di impegno ulteriore. La crisi per la formazione rappresenta un problema, ma anche una grande occasione per migliorare la qualità dei servizi che facciamo. Un dato che viene ulteriormente rafforzato da un esame delle risorse finanziarie messe in campo, problema delicato, è stato sollevato ieri con molta importanza, autonomamente attraverso la bilateralità di settore o attivate attraverso finanziamenti pubblici e risorse derivati dal mercato. Nel solo 2011 circa 90 milioni di euro, il 60% dei quali derivanti da fondi contrattuali del settore, quindi la maggioranza, perché questo, ricordiamo che la bilateralità è finanziata da scelte contrattuali in cui imprese e parti sociali e sindacato hanno scelto di mettere risorse per far funzionare questo sistema. Nel triennio della crisi 2009-2011 ben 260 milioni di euro attivati, ben 160 dei quali di derivazione contrattuale, quindi parliamo di cifre importanti in una fase di crisi. Pur di fronte a una crisi che ha ridotto in modo strutturale le risorse pubbliche destinate da Stato e Regioni, no, qui non sottolineo di più perché ieri mi è sembrato abbastanza chiaro questo grido di dolore che questo mondo ha rivolto al governo, ha rivolto allo Stato dicendo che è inaccettabile la situazione in cui vive il settore della ricostruzione rispetto all'intervento dello Stato al rilancio, agli investimenti e alle politiche sul settore. La formazione è il sistema attivato e utilizzato per attività di sostegno alla professionalità di settore nel triennio 2009-2011 ben 80 milioni di euro. Questi dati non possono nascondere le difficoltà in cui si sono trovate a operare in questi ultimi anni le scuole edili, soprattutto quelle piccole e medie. Ecco perché è importante la discussione di ieri, perché dentro la discussione di ieri ci stanno alcuni ragionamenti su questo problema, non semplicissimo da risolvere. A fronte di un calo dei contributi contrattuali legato alla diminuzione della produzione e degli occupati e un contestuale calo delle risorse pubbliche messe in campo dalle istituzioni, su cui dobbiamo fare una riflessione, perché è vero che sono calate le risorse pubbliche per la formazione, ma è vero che ce ne sono ancora tante, eh? E se andassero ottimizzate, cosa che Pennisi ha fatto qualche ragionamento, credo che potremmo avere delle risposte migliorative più particolarmente mirate a far funzionare la formazione, quella positiva, perché c'è anche una formazione che non è così positiva. E tuttavia il sistema ha generalmente retto
attraverso una generale capacità di andare a cercare sul mercato risorse per la formazione e al tempo stesso attraverso una razionalizzazione del sistema. Questo tema della razionalizzazione e dell'efficientamento del nostro sistema rete resta un obiettivo per il presente. Ormai, ad esempio, quasi un terzo delle 102 strutture aderenti a Formedil è rappresentato da enti unificati, che nei territori si occupano contestualmente di formazione e sicurezza. In alcuni casi siamo di fronte a enti unici, CE, CPT, scuole edili, alcune scuole edili, CPT, c'è una varietà di situazioni ormai abbastanza ampie su questo tema. Ecco, questo aspetto, quello delle risorse, che sta anche nelle scelte sui fondi interprofessionali, penso ad esempio al fondo impresa, abbiamo fatto un'iniziativa sul fondo impresa importante, di discussione tra di noi, servono anche scelte del governo rispetto a questo. Io ho considerato positive le affermazioni di Pennesi ieri, le ho considerate positive quando ha parlato di qualificazione dei soggetti che fanno la formazione. E perché no? Anche di impedire a chi la formazione la fa in un modo non corretto di non poterla fare. Mi sembra un fatto avanzato, è la prima volta che sento in modo così deciso. Poi certo, dobbiamo verificare che questo avvenga, dobbiamo mettere l'impegno, le parti sociali, tutti, perché questo avvenga. Beh, noi siamo una parte importante di questo, noi siamo la formazione positiva, siamo quelli che hanno esperienza, siamo quelli che possiamo sul campo del confronto con tutti, anche col governo, dire che abbiamo delle cose da mettere sul tavolo, delle positività, e quindi siamo i soggetti che dovrebbero avere una risposta rispetto a questo tema. Se proviamo a entrare nel merito di che tipo di formazione viene erogata, al primo posto spicca l'attività di educazione e formazione al comportamento lavorativo corretto e sicuro, a partire dalle 16 ore. Le 16 ore hanno rappresentato una campagna di massa di alfabetizzazione professionale, la più grande in un settore economico industriale classificato come ad alto rischio. Guardate che è quasi l'unica. Ci sono pezzi del mondo del lavoro che questa questione delle 16 ore non ce l'hanno neanche nell'approssimarsi dei prossimi anni. Quindi noi abbiamo rappresentato una cosa importantissima che va valorizzata. Nel triennio 2009-2011 oltre 40.000 imprese si sono rivolte sulla base di un progetto unitario condiviso dalle parti sociali, sostenuto da INAIL, alle nostre strutture territoriali per formare attraverso le 16 ore prima oltre 60.000 lavoratori. Una iniziativa di spessore, non solo quantitativo, basato su una filosofia di intervento che vede le 16 ore come il primo momento di contatto con l'impresa e il lavoratore e come l'opportunità per costruire un rapporto formativo e professionale con gli stessi attraverso lo strumento, la strumentazione. Le 16 ore prima sono state ritenute di grande valore che l'accordo Stato e Regioni per l'attuazione della formazione obbligatoria dei lavoratori ai sensi del disegno di legge 81 le ha individuato come la pratica di riferimento del settore. Questa è l'affermazione politica che noi abbiamo fatto una cosa fatta bene. È un riconoscimento importante. Poi servono anche le risorse quando ti riconoscono che fai un bel lavoro. Di pari passo, anche attraverso il varo del sito dedicato 16 ore mix, è cresciuto nel corso del 2011 l'impegno del sistema sull'intero progetto MIX, con uno sforzo nazionale e locale concentrato soprattutto nell'area abilitazione macchine, sollevamento e movimento terra, con circa 10.000 lavoratori formati. Uno sforzo che andrà esteso e rilanciato nel 2012 anche nell'area formazione, adempimenti obbligatori rivolti a dirigenti e preposti, introdotti dai recenti accordi Stato-Regioni in materia. Su 16 ore mix, la presidenza di Formel ha fatto una lettera alle strutture dicendo che è un impegno che va realizzato, su cui abbiamo notato un insufficiente, un po' di abbassamento di attenzione.
noi dobbiamo rialzarla quell'attenzione, perché questa è una scelta importante, una scelta che abbiamo compiuto, su cui abbiamo messo soldi, investimenti, risorse umane, professionalità, ed è dentro il sistema questa cosa, quindi il sistema deve rispondere a questa cosa facendo questa cosa. Credo che questo è il modo per costruire un rapporto tra il centro e il territorio e aiutare il territorio a fare le cose che abbiamo deciso assieme di fare. Un'offerta formativa di qualità, in linea con l'adempimento normativo prescritto, ma rivolta a professionalizzare il lavoratore, inserita in una strategia più complessiva di formazione permanente, certificata e registrata, erogata in modo unitario nell'intero territorio nazionale. Questa è la nostra risposta alle esigenze di imprese e lavoratori e ad un mercato della formazione dove, purtroppo, spesso prevale la corsa al pezzo di carta attestante la formazione obbligatoria, quello che abbiamo discusso ieri e che ho citato prima. In questo senso, Formel e CNCPT, d'intesa con le parti sociali, stanno lavorando e sono in dirittura di arrivo per definire un protocollo operativo che mette in sinergia scuole edili, enti unificati, CPT all'interno di una più generale etica formativa del sistema bilaterale delle costruzioni. Anche questo è una scelta importantissima, perché quando si parla di un ragionamento di sinergia tra gli enti e poi gli enti non dialogano, e non dialogano al centro e non dialogano sui territori, questo è un problema enorme. Noi stiamo provando anche con questo protocollo a smuovere questo elemento, a portarlo in avanti, a spingerlo in avanti. Un altro dei progetti strutturali su cui Formed ha lavorato negli ultimi anni, su mandato delle parti sociali, è l'apprendistato. Negli ultimi 3 anni il sistema delle scuole edili ha offerto formazione a una media di 8.000 apprendisti edili, per un totale nel triennio 2009-2011 di 24.000 apprendisti, in altri 21.000 corsi, l'80% dei quali indirizzati all'apprendistato professionalizzante. Si tratta di un dato insufficiente rispetto alla totalità degli apprendisti che entrano nel settore e che spesso si disperdono dopo il primo semestre di contratto di apprendistato, ma si tratta pur sempre di un dato rilevante in termini percentuali: oltre il 40% di coloro che entrano nel settore transitano nelle scuole edili. Guardate che non è una cosa così scontata, questa. Questo dato dimostra che il sistema delle scuole edili è strutturalmente in grado di offrire un servizio formativo sull'apprendistato, in termini di capienza formativa e in termini di qualità dell'offerta. Questo sarà tanto più utile e necessario alla luce del rilancio dell'istituto dell'apprendistato, sancito negli accordi tra le parti sociali confederali e inserito nell'interno del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro. Il Formed ha a livello territoriale, nella formazione per gli apprendisti, un lavoro di approfondimento e di definizione dei profili professionali e delle aree formative per l'apprendistato professionalizzante da mettere a disposizione delle parti sociali. L'apprendistato rappresenta la forma assunzionale che può permettere in parte anche il superamento della irregolarità, che ieri abbiamo discusso con molta attenzione, quindi è un'occasione importante a cui noi sul piano della formazione possiamo offrire delle risposte avanzate. Quindi formare gli apprendisti significa scegliere, e anche questo è un impegno importante che realizzeremo, su cui come Presidenza abbiamo deciso assieme ad alcune strutture territoriali di costruire e far avanzare un monitoraggio e un processo maggiore rispetto a questo tema. Un altro aspetto interessante è la diversificazione dell'offerta formativa sul tema delle nuove domande di aggiornamento delle competenze dei lavoratori di area tecnica e di area operaia. Come si evince bene dall'analisi proposta dal CRES, me l'avete poi, quindi ognuno se lo studierà, nel rapporto Formedi, la crisi che ha colpito il settore ne modifica anche ambiti operativi e aree di mercato. Ne derivano nuove domande di formazione sul recupero e manutenzione del patrimonio edificato, unico comparto in controtendenza anche nel pieno della crisi, risparmio energetico e bioedilizia,
posa di materiali con tecnologia e componenti innovativi. In questo quadro, da segnalare l'impegno di forme di nazionale in alcuni progetti comunitari, Building Up Skill Italia, scusate l'inglese, perché no? Con Enea, Leonardo da Vinci e Skyl, su tematiche come le nuove domande professionali derivanti dal cosiddetto Green Building. È in questo quadro che vanno collocate la collaborazione attivata attraverso specifici protocolli, convenzioni con associazioni quali ATECAP, Assimpresa, AIDECO, AIF, IATT, Confindustria Ceramica. Collaborazioni che hanno lo scopo di rafforzare la capacità formativa del nostro sistema e indirizzare linee di formazione specifica sul tema del mestiere di operai specializzati su ambiti di professionalità legati all'innovazione del processo realizzato in cantiere. Un settore, oggi il nostro, che potenzialmente sviluppa sempre nuova tecnologia. Io credo che noi dobbiamo cominciare a fare una riflessione di come sta cambiando il cantiere, quale tecnologia viene usata e quale formazione nuova deve indirizzare rispetto a questa innovazione tecnologica, che è un tema su cui credo che noi abbiamo ancora dei ritardi, quindi dobbiamo in modo maggiore impegnarci rispetto alle cose che dicevo prima. Ci sono dei progetti che abbiamo già realizzato, vedi i progetti, esempio, che stanno partendo a Belluno, che sta partendo Udine insieme a Belluno sulle escavazioni, o altri progetti che abbiamo realizzato col corso fatto a Milano, o altre iniziative che dovremo mettere in cantiere, che saranno il frutto anche della discussione e dell'ausilio del rapporto che avremo tra forme di centrale e territori, perché guardate che tante cose si capiscono sul territorio, non si capiscono a livello di centro. E allora, se un territorio ha una nuova esigenza di formazione perché in quel territorio c'è una condizione nuova di professionalità, di uso di macchine particolari, noi dobbiamo ragionare in questi termini e dobbiamo cominciare a costruire una formazione mirata a questo. Un dato che non è pienamente confortante e su cui stiamo lavorando è la capacità del nostro sistema di utilizzare risorse derivanti dai forumi interprofessionali. L'ho detto prima, quindi lo salto anche per brevità di tempo. Dobbiamo lavorare con fondo impresa. Non è possibile che noi paghiamo fondo impresa e poi non recuperiamo niente delle risorse che mettiamo. Quindi bisogna... Con fondo impresa stiamo facendo adesso delle operazioni anche innovative rispetto a questo, lavorare in termini diversi e avere delle risposte diverse. La banca dati formazione e costruzioni nell'ultimo anno ha ampliato il proprio bacino di utilizzazione, tanto il numero di scuole edili che caricano le proprie attività formative effettuate, quanto in termini di lavoratori registrati e imprese che si servono delle nostre scuole. Questo ci consente di ipotizzare il rilascio ai lavoratori che frequentano i nostri corsi del libretto formativo e alle imprese di un registro formativo di imprese, su cui alla singola impresa sia possibile documentare la formazione erogata ai lavoratori di quella impresa dalle nostre scuole in un anno. In questo quadro è stato programmato lo sviluppo ulteriore di uno strumento essenziale come il repertorio delle competenze. Qui salto velocemente perché mi sembra che ieri Massimo, su questo punto, nell'introduzione che ha fatto, sia stato molto preciso, lanciando anche un segnale a tutto il sistema della bilateralità, a imprese e parti sociali, cosa significa questa cosa. Il 2011 è stato in particolare l'anno in cui Formed ha messo in campo un'azione di sistema finalizzata all'aggiornamento delle risorse umane impegnate all'interno delle nostre strutture, perché noi formiamo il mondo, ma poi è utile formare anche quelli che dentro questo mondo fanno la formazione, che non è una cosa che non serve, anzi. Nel sistema delle scuole edili lavorano, secondo i dati del rapporto 2011, 661 dipendenti e 1720 collaboratori, in gran parte tecnici. Ad essi è rivolto Formedi con linee di aggiornamento professionale coinvolgendo oltre 300 dipendenti e collaboratori in specifiche giornate nazionali di formazione. Credo che noi dovremmo anche fare la formazione di quelli che dirigono gli enti bilaterali,
perché guardate che fare il membro di un consiglio di amministrazione nazionale e territoriale molto spesso, per i meccanismi con cui ci si arriva, ci sono grandi problemi di capacità formativa, e quindi fare della formazione specifica che si rivolga anche ai consiglieri di amministrazione, ai vari livelli degli enti di formazione, ma anche degli altri enti, mi sembra una scelta molto importante che noi possiamo mettere in campo. Così come credo sia importante cominciare a ragionare su alcune tematiche nuove che abbiamo nel mondo delle costruzioni, che riguardano ad esempio le persone impegnate, le professionalità che stanno in questo mondo, come sono cambiate queste cose. Esempio, come è cambiata la figura della persona che lavora nei cantieri, il giovane, come è cambiato il muratore che 40 anni fa aveva un tipo di scolarizzazione, un tipo di approccio, un tipo di condizione in cui entrava nel mondo del lavoro, e come è cambiato adesso, qual è la figura. E allora rispetto a questo credo che Formeli sta già realizzando insieme alla struttura di Bologna un lavoro importante che vuole essere di analisi, ma guardate che le analisi servono per poi decidere cosa fare, per come costruire meglio formazione, per come inserire meglio quelle figure professionali nel mondo delle imprese, nel mondo del lavoro, riguarda i giovani, riguarda gli immigrati, riguarda le figure che sono cambiate, io penso riguardi anche le nuove professionalità. Esempio, l'obbligo di utilizzare mezzi sempre di tecnologia più avanzata con una professionalità e una capacità adeguata a rispondere a quei bisogni e a quelle condizioni. Ecco, queste mi sembrano, queste riunioni che stiamo realizzando mi sembrano anche un modo per rispondere ai bisogni che questa struttura della bilateralità, la discussione di ieri, ha fatto. E credo che rispetto a questo la discussione di ieri va ripresa, la discussione di ieri è il primo processo che inizia e che è delegato alle parti sociali, perché le parti sociali devono decidere quale strategia, quale scelte, quale innovazioni mettere nel sistema della bilateralità, ma è delegato a noi perché noi siamo quelli che operano dentro la bilateralità e abbiamo le conoscenze e le capacità per dare un apporto a questa scelta importante che riguarderà come si modifica la bilateralità e come la bilateralità, che è una struttura fondamentale del mondo del lavoro, e io continuo a pensare, venendo anche da altre esperienze, che l'unica esperienza avanzata del mondo del lavoro va difesa, va valorizzata assieme, perché guardate, c'è un concetto nella bilateralità che è importante. La bilateralità regge e vive se è bilateralità, se le due parti che hanno deciso di farla vivere, di farla crescere, di farla diventare un'occasione importante per il mondo del lavoro e per le imprese, beh, se riescono a trovare quella sintesi, quella capacità, quella sinergia che permette di avanzare su un progetto complessivo. Io credo che questo è il segnale che esce da Napoli, è questo il segnale che assieme noi dobbiamo costruire, è questo il segnale che ci impegna nelle cose che ho schematicamente così rappresentato nell'introduzione, ma che sono l'inizio di un processo, perché tutto quello che abbiamo detto è quello che dovremmo fare quest'anno e quello che dovremmo fare il prossimo anno. E in questo, l'ultima cosa, io vorrei che fosse molto chiaro che noi vogliamo un rapporto più stretto tra Formedil nazionale, che sta facendo anche delle scelte di ristrutturazione sul piano informatico, sul piano del funzionamento, sul piano di una struttura che aiuta le scuole edili sul territorio, che è in grado di darti un supporto quando ti serve, di darti anche degli indirizzi, ma assieme in riunioni anche che dovremmo fare, quella ad esempio sul fondo impresa è stata, a detta di tutti quelli che sono venuti, un'occasione importante, ma su altre materie serve una discussione tra Formedil nazionale e le scuole edili attraverso le proprie capacità, le proprie professionalità. Credo che questo è il modo migliore per fare avanzare la bilateralità. Grazie. Ma, come vedete, accelerare non è sempre una cosa utilissima. Nell'accelerazione che ho fatto dall'introduzione mi è saltato un punto che invece è un punto centrale, che è scritto in relazione, e quindi lo leggete, però
è un punto importantissimo della nostra attività. Lo leggo velocemente, è una questione di un minuto. L'ultima considerazione sulla grande novità messa in campo nell'ultimo anno, la borsa lavoro edile nazionale. Sembrava che avessimo dimenticato, è solo saltato per fretta. A partire dalla primavera 2011, Formule ha reso progressivamente operativa la indicazione contrattuale delle parti, avviando concretamente la sperimentazione della borsa lavoro. A partire dal portale di settore Blenit, su cui abbiamo investito e continuiamo a investire sia energie professionali sia organizzazione, ad oggi 22 province coinvolte nella sperimentazione ed è un dato interessante perché sono rappresentative del territorio nazionale. Poi, essendo a Napoli, dico a lei che è la Presidente che Napoli farebbe bene a essere una di quelle province che fa la sperimentazione, per tanti motivi ovvi che abbiamo già discusso. Un bacino di riferimento di centinaia di migliaia di lavoratori e imprese, decine di dipendenti formati per gestire gli sportelli territoriali, convenzioni in atto con le istituzioni, elemento delicato perché non sempre troviamo una rispondenza così attenta, attività di promozione e sensibilizzazione indirizzate agli operatori delle parti sociali. Abbiamo fatto un'importante riunione con le parti sociali, perché un conto è dire facciamo la borsa lavoro, un conto è capire cos'è realmente la borsa lavoro e cosa implica anche sul piano dell'attività. Un lavoro consistente e arduo che nei prossimi mesi cambierà il modo stesso di proporsi delle nostre scuole e del Formedin. Questa è una cosa estremamente delicata. Una maggiore attenzione alle reali domande di imprese e lavoratori, una maggiore e migliore capacità di intervenire sulle carenze professionali di lavoratori in cerca di occupazione per rendere più spendibile la professionalità, una capacità di interlocuzione più efficace con le strutture preposte al governo del mercato del lavoro. Ecco, avevo saltato questo, me ne scuso. Voi capite che ha un'importanza notevole, sta dentro nelle scelte che abbiamo fatto e che qui assieme dovremo gestire. Grazie. Abbiamo alzato la mano solo noi due.